rilassarsi dopo l'allenamento. Oggi ti voglio lasciare un esercizio pratico, tra virgolette, di rilassamento dopo l'allenamento. Perché? Perché rilassarsi dopo l'allenamento è estremamente utile, ha benefici fisiologici notevoli, ci aiuta a ripristinare l'omeostasi del corpo in maniera più rapida, ci aiuta anche a recuperare gli effetti degli esercizi fatti in maniera più rapida. Inoltre, ha il grande vantaggio, se praticato costantemente dopo l'allenamento, se fai 3 allenamenti a settimana, almeno un paio di volte, questi 10 minuti te li dovresti prendere, a interiorizzare meglio tutto quello che viene svolto, quindi aiuta a fare che cosa? Aiuta a trasportare nel quotidiano o nell'attività sportiva per cui ti stai allenando benefici ed effetti non solo corporei dell'allenamento che hai fatto. In cosa consiste il rilassamento? Breve spiegazione e breve video guida. Ti distendi in posizione comoda, sul tuo tappetino, sul materassino, insomma, dove puoi stare, come dire, dove puoi prenderti 10 minuti di tempo per te. Chiudi in modo molto delicato gli occhi, allarghi leggermente le braccia, allarghi leggermente le gambe e respiri. Respira del tuo respiro naturale, senza cercare di forzarlo, senza cercare di renderlo più profondo o meno profondo, senza giudicarlo. In questa condizione, dove piano piano hai appoggiato bene il tuo corpo, sei bello e comodo, occhi chiusi, se puoi, e respirando che cosa fai? Attraverso appunto il respiro come strumento, vai a portare il respiro prima nel viso e lo rilassi, poi scivoli nel collo e lo rilassi, lasci proprio che il respiro diventi lo strumento, diventi il mezzo per distendere e rilassare piano piano tutte le parti del corpo, il viso, il collo, porti il respiro, l'attenzione del respiro nelle spalle, scendi nelle braccia, tutto in modo molto tranquillo, molto naturale, seguendo il ritmo del tuo respiro, poi scendi nel petto, nella pancia, nel bacino, lasci che il respiro scorra nelle gambe, quindi che rilassi e distenda le tue cosce, le tue ginocchia, le tibie, i polpacci, le caviglie e i piedi. È proprio il respiro, il veicolo, lo strumento che con il suo ritmo naturale va a rilassare e distendere piano piano tutte le parti del corpo. Arrivato ai piedi puoi risalire, sempre respirando in modo fluido e naturale. Rilassi i piedi, le caviglie, i polpacci, le tibie e piano piano ritorni su. Quando hai completato almeno questi 2 cicli di salita e di discesa, con molta, molta, molta delicatezza, fai un paio di respiri profondi, riapri gli occhi e torni qui. Nel qui e ora, nel tempo presente. Questo è un esercizio che prende 10 minuti e che, come detto prima, è veramente molto utile. Ha benefici fisiologici, che ho già elencato prima, ci sono altri benefici che sono un pochino più, come dire, olistici, tra virgolette, perché rilassarsi dopo l'allenamento permette anche di stimolare e sviluppare una forma profonda di autoascolto, di autoconsapevolezza, che ci consente anche di, come dire, di trasportare nel quotidiano questa sensazione di benessere che non è utile solo quindi ai fini prestativi dell'allenamento o del programma che stai facendo o dell'obiettivo che vuoi raggiungere, ma ci aiuta anche veramente tanto a vivere meglio nel quotidiano. Spero di esserti stato utile, ci vediamo nel prossimo video.